chiamare la cartina, perché giustamente il direttore diceva che una delle convenzioni, che non è l'unica del mare, dice che bisogna portare nei porti più vicini e nei porti più sicuri. Ma se l'intervento viene fatto a poche miglia dalle coste libiche, chiunque si renderebbe conto che il porto più vicino e il porto più sicuro non è evidentemente l'Italia. Abbiamo la Libia, dove i libici stanno facendo un'importante attività di soccorso e di ricerca in mare e li stanno riportando in Libia. Abbiamo la Tunisia, caro direttore, abbiamo la Tunisia, abbiamo Malta, ma guardi, proprio settimana scorsa l'Europa, non Salvini o il Ministero dell'Interno, ha certificato la legalità e l'importanza e la legittimità dell'attività della Guardia Costiera Libica, che ha salvato, direttore, la Guardia Costiera Libica l'anno scorso ha fatto circa 170 interventi in mare e ha salvato circa 16.000 persone. 16.000 persone che avrebbero rischiato di morire in mare. Un dato importante che il direttore non cita mai: il numero delle morti nel Mediterraneo nel 2018 si sono ridotte. Sa perché si sono ridotte? Perché diminuiscono le partenze, diminuiscono gli sbarchi e diminuiscono le persone che muoiono in mare. Così col dito, non è porto sicuro la Libia, ci spieghi? Marco. Allora, intanto sui morti, una prima cosa: nel 2017 3.000 morti nel Mediterraneo. Sono morti 3.000 morti nel Mediterraneo. C'era un morto ogni 34 arrivati sulla sponda nord del Mediterraneo. Nel 2018 un morto ogni 14 arrivati. Quest'anno stiamo attestando terribilmente a un morto ogni 3 arrivati. Siamo censiti dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Quindi 297 morti nel Mediterraneo. Ne muoiono meno perché ne arrivano meno, ma la percentuale tra quelli che arrivano e quelli che muoiono è molto più alta. Sta impennandosi in maniera drammatica. Ci sono 91 persone in questo momento segnalate dall'OIM, dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che nessuno sta soccorrendo, perché non c'è nessuno che si muova. Non è uscita la Guardia Costiera Libica, che ho visto che è stata definita affidabile dal governo italiano. Ma secondo... Però noi lavoriamo perché morti siano zero. E sa come si fa, ad avere morti zero? Che chi scappa dalla che non guerra risponde alle chiamate. Noi lavoriamo a morti zero. Di notte, noi, direttore, noi dobbiamo lavorare a morti zero. Perché in Italia non si arriva col barcone, ma in Italia eventualmente si arriva col canale umanitario. Scusate, illegalità e insicurezza. Vi invito entrambi perché il tema Libia va aperto.